vi parlo un po' di che sta succedendo in questi ultimi giorni. Le mie colleghe, le mie amiche in ospedale, le clienti che lavorano in ospedale, dottoresse, infermiere, da una parte, dall'altra parte le cliente mamme che mi scrivono spessissimo per dirmi che cosa devo fare perché il bambino si è fratturato, mi sono fatta male nella caviglia, invece nel pronto soccorso arriva di tutto e di più. Quando siamo estate, con le ciabatte o scalzi, si fanno movimenti diversi di quelli della quotidianità e spesso le persone cadono, le persone inciampano, le persone si fanno male dal ginocchio, caviglia, dappertutto. Adesso vi dico cosa portare in valigia nel caso in cui ci sia qualcosa di leggero, però per non perdere mezza giornata al pronto soccorso che vi dicano soltanto è una slegatura della caviglia. Insomma, normalmente quando c'è una frattura importante si vede subito perché la persona diventa bianca proprio il suo viso diventa bianco e particolarmente l'occhio, la parte bianca dell'occhio diventa totalmente bianca e si vede il dolore. Si vede. Quando invece c'è una piccola slogatura o una contrattura fatta per che ci si inciampa o si fa qualcosa, lì è un pochino più da valutare volta per volta, per cui la prima cosa è quella di fare dei piccoli movimenti per vedere fino a dove ci si arriva. Quando c'è una frattura è quasi difficile che ci sia la possibilità di muovere, invece con una slegatura piano piano il dolore è tanto, però piano piano ci si può fare. Quindi lì impacchi di ghiaccio ogni 15 minuti. Quindi portare in valigia una borsa di ghiaccio, sempre di quelle di gel che non è ghiacciata, però si mette in frigorifero in quasi tutti gli alberghi o ovunque c'è, quindi averla dietro. Oppure questo perché molte persone non ci pensano proprio, quando si trovano in questi luoghi non è facile trovare le cose, quindi se te la porti così, una di quelle cose che non pesano neanche tanto, buste di gel. E poi dopo l'arnica, gli impacchi di arnica, ti metti l'arnica e poi un bel coprirla bene con la pellicola trasparente. Insomma, questo è il rimedio un pochino più facile da gestire in quel momento, perché succede questa cosa nel momento, il bambino cade, si fa male al gomito e piano piano tenerlo immobile, provare 5 minuti dopo 5 minuti per vedere se riesce a muoverlo leggermente. Quando comincia a muoverlo leggermente, già da quel momento comincia a mettere il ghiaccio e poi dopo ogni 15 minuti ghiaccio, appena arriva il pomeriggio un bel impacco di arnica e pellicola trasparente per tutta la giornata o per tutto il resto della notte se si va a letto. Questa è una cosa molto semplice che si può portare tranquillamente, anche per le dita del piede va bene, perché se la dita del piede si rompe anche lì non vi fanno niente, quindi pur di evitare mezza giornata, ripeto, al pronto soccorso, chiamare qualsiasi persona, avere qualcosa con sé almeno per tamponare è sempre utile e necessario, perché non è spesso si trovano. L'arnica, c'è l'arnica fredda, l'arnica calda, l'arnica plain senza niente, provate a trovare la confezione che potete mettere in valigia se viaggiate in aereo. Per il resto continuiamo con questi consigli perché siamo alla vigilia delle vacanze, se qualcuno ancora non ha prenotato ci sono tantissime opzioni qui stesso in Italia per fare anche dei soggiorni, dei weekend un pochino più purificativi, detox, dei ritiri di yoga. Contattatemi e io vi do qualche spunto, così troviamo la scelta migliore, perché sono tante cose molto belle. C'è anche un ritiro che sta per partire nei prossimi giorni e abbiamo ancora posto, quindi contattatemi e cominciamo a pianificare e a preparare le valigie per i prossimi giorni. Buona giornata a tutti.